Benvenuti in un nuovo video e buongiorno. Oggi siamo qui per fare una nuova challenge delle 24 ore mangio solo cibo verde. Allora, ragazzi, scusatemi, sti capelli è che non li sopporto più. Oh. Da come avete visto, sono le 9 e vabbè, penso 40, 40, ma a me mo porto il 44 perché è la seconda volta che faccio l'intro. E poi ho fatto questi pancake che, però, raga, per farmi uscire il colore verde, per me è tutto l'impasto giallo, per metterci il blu, un casino, ma ce l'ho fatta con la crema al pistacchio della Delicious, che è questa qui che voi, vabbè, starete vedendo, raga, è la fine del mondo. La trovate sul sito di All Supplement e come sempre avete il mio codice sconto che è Giulia010 e in più avete un 15% di cashback solo su questo marchio qua. Cioè, raga, è la fine del mondo questa crema. Ah, ci devo dire anche un'altra cosa. Avete visto per 3 sabati comunque di fila che ho fatto sempre una challenge del colore. Ma il motivo è questo. Quindi questa penso che sarà l'ultima. Però poi vabbè, ce ne saranno altre un po' più là perché voglio fare anche altri colori. E comunque perché io sapete che vado a fare la spesa una volta ogni 15 giorni. E quindi raga, avevo già le cose, cioè tenevo già le cose, quindi dovevo comunque smaltirle, altrimenti era un peccato buttarle. Allora, io non mi perdo in chiacchiere e iniziamo subito. Ovviamente vi devo fare il video. Mamma mia, raga. Buono. Ho utilizzato un preparato per i pancake. Raga, però non metto... Cioè, oddio, io ci ho messo anche lo yogurt, ma ho sbagliato. Perché, raga, mamma mia, ho detto... Quando li giravo erano talmente morbidi che si rompevano, mamma mia, raga. Non so voi. Con la colazione fatta, colazione fatta, e noi ci vediamo direttamente dopo con il pranzo. Eccoci qua con il pranzo. Da come avete visto, ho fatto la pasta agli spinaci con l'avocado e un goccio di olio. Volevo metterci all'interno anche fiocchi di latte, solo che poi, ragazzi, si vedeva bianco, quindi non li ho messi. Allora, assaggiamo. Fa un po' impressione, cioè sincera. Però è buona. È mangiabile, dai. Poi mi piace tantissimo aggiungere l'olio a crudo. Mamma mia, è troppo buono. Però devo prendere il cucchiaio. Dico il marchio perché l'ho acquistato a Lushan. Allora, il marchio è Patamore. Patamore? Sì, Patamore. Sono nella pasta fresca. Davvero molto molto buona. Pranzo super super approvato. Quindi anche il pranzo è andato e noi ci vediamo più tardi con la merenda. Allora, raga, eccoci qua con la merenda. Vi ho fatto già vedere che ho scelto un gelato, questo qui, al gusto tè verde. Tè verde, tè verde, tè verde. E vi ho fatto vedere anche l'orario. Allora, raga, io non lo so,
ma spero che sia verde. Allora, facciamo proprio la reazione insieme, si mi sto bagnando tutto. Ho scelto questa posizione perché, raga, è freddo, quindi da tenere in mano se mi mettevo dall'altra parte. No. Ok, vediamo. Ho paura. Ta-ta-ta-tam. E vai. Ok, raga, è verde. Io sono troppo curiosa. Raga, comunque i valori niente male. Eccolo qua. Vediamo. Allora, sa di erba. È buono. Allora, raga, infatti i valori non sono neanche male. Volevo prendere pistacchio e forse male non facevo, visto che potevo anche prenderlo, ma vabbè. Comunque, raga, i valori per 100 grammi sono 68 calorie, 0,5 grammi di grassi, 15 grammi di carbo, vabbè, zuccheri 14 e proteine 0,5. Cioè, raga, niente male come valore per essere comunque un gelato. E tipo ha una consistenza gelosa. Vedete, guardate. Molto gelosa. Niente male, non è il mio preferito, però. Però è fresco, dai. Ma non lo riacquisterò, sinceramente. Però è verde. È verde chiaro. Niente male. Ragazzi, mangio dentro perché figuratevi se mi mangeranno mai questo gelato, quindi lo dovrò finire io. È piacevole, però. È sfiziosa troppo la consistenza perché sembra tipo granita. Visto che comunque c'è tipo i soldi gelati, sappiamo, no? Tipo hanno quella consistenza tipo di latte. Invece questa no, mi sembra un po'. Quando aprite l'aloe, uguale. Ok ragazzi, stoppo che non mi va più. Cioè il sapore è buono, però dopo un po' vi stanca. Quindi ragazzi, super consigliato quando avete voglia di gelato. E poi non, sicuramente non può finire di più. Perché un cucchiaio non tira l'altro. Come tipo un buon gelato a pistacchio. Ma fortunatamente non ho preso menta, mamma mia, perché altrimenti. Quindi niente ragazzi, ci vediamo direttamente dopo con la cena. Eccoci qua con la cena, rigorosamente tutto verde. Allora ho fatto i burger di spinaci con i pisellini e l'insalata, tutto condito con olio extravergine d'oliva. Allora, ragazzi, i burger sì, sono quelli confezionati perché volevo qualcosa di sfizioso ma di verde non sapevo. Poi oggi tipo mi è venuto in mente, ma con tutti questi spinaci che ho mangiato oggi devi fare una bella frittata di spinaci. Infatti stavo valutando, però poi ho detto, no, non hai gli spinaci, Giulia, quindi dovete ammarchi. E quindi, raga, ovviamente accompagnata da una Coca-Cola zero, perché nelle mie challenge, come le bevande nelle challenge delle calorie non si contano, le bevande nelle challenge di colore non servono. Ah. Quindi, raga, niente colori nelle challenge dei colori, le bevande come voglio. Devo fare la cosa della lattina, dove andiamo? Ah, io.
Ok, vabbè. Mi ragazzi, stavo morendo di fame, ve lo giuro. Infatti, perciò mi sono fatta pure l'aglio in insalata, perché altrimenti. Sono buoni questi pisellini. Sempre tutto ogni volta che faccio video. Io non sono una fan di questi burger, lo ripeto. Infatti, questo mese è successo che l'ho mangiato. No, questo mese, oggi mo siamo a giugno. Vabbè, in questo periodo è successo che l'ho mangiato più spesso, cioè 2 volte quelle polpettine nello scorso video della rosa e queste qua, ma cioè, vi dico già che questa sera io l'ho comprata perché ho detto sì, dai, mi può servire per il video. Ma già stasera, quando devo mangiare questo, ho detto oh mio Dio, no, perché proprio io non li preferisco. Preferisco altro, però vabbè, raga, è stata un'alternativa veloce. Infatti, meno male perché non avevo gli spinaci. Quindi, non li mangio volentieri, sincera, queste cose. Però non fa niente, per i video si fanno. E devo dire la verità, che questi sono della Cioene, sì, non li preferisco, preferisco quelli di Eurospin, sono molto più buoni. Questi... Comunque, raga, voglio sapere una cosa. Voi siete team bevanda? Sì, ora questa ragazza se la so così, mi dispiace, non ci fate caso, sono un po' pazzoide. Voi siete team Coca-Cola, cioè proprio bevande fredde o bevande tipo a temperatura ambiente? Io a temperatura ambiente, perché fredde, raga, non mi scendono, ve lo giuro. Raga, pensate io pure l'acqua. In estate la bevo fredda e la bevo calda, sempre, sempre calda, cioè non calda, a temperatura ambiente, sempre, pure in estate. Non lo so, l'acqua fredda non riesco. Raga, io stavo finendo di mangiare e si è scaricata la videocamera, quindi vabbè. Io finisco di mangiare tutta la mia cena, ovviamente tranne loro, e noi ci vediamo direttamente domani mattina con la colazione. A domani! Buongiorno! Comunque, raga, stamattina a me è una gioia, proviamo un po' di è venuto. Ho fatto un frullato con banana, yogurt greco, proteine e vabbè, poi ci ho messo curante alimentare perché dovevo metterci il kiwi, ma non c'era. E niente, raga, quindi ci ho messo colorante alimentare, che però è molto buono. Solo che doveva venire più denso, però è venuto un po' più liquido perché ci ho messo un po' di latte in più. Vabbè, sempre buono, c'è da notare. Le mie mani sporche di colorante. Alla fine ho scelto di prendere il cucchiaio, così subito faccio. Certo che io non so la mattina come fanno a farsi tipo i frullati. Boh, io se non mangio qualcosa di sostanzioso non riesco proprio. Infatti non lo so come fate. Perché qua mi volevo mangiare vicino qualcosa di verde, ma qualcosa di dolce di verde? Boh, non l'ho mai visto, cioè se non sono tipo quelle meringhe. Finito, io spero che questo no... Finito, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!